Buongiorno a tutti, buongiorno, due chiacchiere in cucina, siamo tornati! Buongiorno Ilenia! Ma buongiorno, buongiorno Leonardo e buongiorno voi a casa! Ecco, salutali tutti! Allora, Francesca, Antonio, sì, vabbè. No, vabbè, Antonio 1, Antonio 2, perché sono due, ok? Sì, perché c'era anche il figlio di sì, Antonietta. Ok, e poi... che era la parrucchiera del paese, no? No, era quella che lavorava in posta. Ah, ma anche se lo ricordava più esatto, adesso. Esatto, sì, sì. Vabbè, dopo aver fatto tutta questa meravigliosa... Avevamo promesso di essere più seri. Più seri, e infatti abbiamo motivato il fatto che siamo impegnati tanto per niente, perché siamo rimasti noi, e lo sapete. Allora, anche oggi due ricette, anche oggi in vostra compagnia, insomma, cercheremo anche di scherzare, di ridere come sempre, ma soprattutto cercheremo di scoprire quali ricette ha partorito la mente di Ilenia Bazzacco. Allora, intanto volevo farti i complimenti perché mi piace tantissimo vestito così. Ecco, hai visto che l'ho stirata bene stavolta? Ho detto la prima bugia del giorno. Ecco, vabbè, ok. Comunque il fatto che l'ho stirata io, l'ho stirata anche bene. Sì, insomma. E, allora, faremo i peperoni ripieni. Questa è un'altra richiesta. Sì, mia. Di Annina. Annina, no, tu hai letto nel pensiero. Esatto. E poi faremo la mousse al cioccolato. Che non piace a nessuno. A nessuno, soprattutto appunto a tutti. Non volevi dire il nome? È segreto? Va bene, allora queste sono le ricette di oggi, quindi rimanete con noi perché le scoprirete tra poco, dopo pochissima pubblicità. Io faccio sempre la mia merenda. E io bevo acqua. Pronti per la prima ricetta? Vi abbiamo ormai messo l'acquolina in bocca parlando di peperoni ripieni e quindi cominciamo a vedere gli ingredienti che ci servono per realizzare questo piatto meraviglioso. Allora, 4 peperoni, alcuni rossi e alcuni gialli, poi scegliete voi, volete farli tutti rossi, volete farli tutti gialli, lì è proprio piacere vostro, insomma, sia dal colore del piatto, ma anche il gusto, perché cambia leggermente, secondo me, dopo non so, sentiremo Ilenia. 300 g di carne macinata, 300 g di pomodorini datterini pelati, 50 g di olive taggiasche denocciolate, 200 g di asiago fresco. Useremo poi sale, pepe, origano e olio extravergine di oliva. Cambia il gusto? Allora, se tu parli di peperone verde, sì, ma io non sento questa grandissimissima differenza tra il giallo e il rosso. Forse il rosso è leggermente più dolce. Appena appena. Per esempio, per le insalate con pomodori, magari non so, insalata, pomodorini, queste cose qua, preferisco il giallo. Ah. Sì. Mentre se, che ne so, col finocchio piuttosto con il cappuccio, preferisco il rosso. Per una questione cromatica? Non lo so, ho cominciato così per questione cromatica, ma poi ho cominciato a sentire la differenza. Ma che gusto sopraffino! No, non lo so, perché forse è una fissazione, può essere. Infatti. Però a volte mi sveglio pensando anche a queste cose. Allora io... Se qualcuno ha un bravo medico da sì, consigliarmi. Sì, per favore. Allora, mentre... Cioè, io ti dedico anche del tempo mio prezioso tolto alla ricetta. No, in realtà lo stavi facendo lo stesso. Sì, lo perché so, stavi aggiungendo dell'olio extravergine di oliva a... Ha della carne macinata, okay, sale e un pizzico di pepe. E questa sarà una parte del mio ripieno. Quindi la lascio abbastanza al naturale, non vado a mettere, che ne so, l'uovo come per un polpettone, ma aggiungerò la parte di asiago. Per lasciarla al naturale, dici? Non aggiungo l'uovo, ma metto l'asiago. Perché dobbiamo fare risaltare l'asiago. Ah no, perché ci sono persone che mettono oltre a questo anche l'uovo? Fanno una sorta di polpettone, mettono il prezzemolo tritato, mettono il pan grattato, come un...
secondo me, posso dirti, il peperone ripieno, come il pomodoro, insomma, le verdure ripiene, sono una sorta di svuota dispensa. Ok. O svuota frigo. Quindi è abbastanza personale il sistema. Però effettivamente hai ragione, cioè l'uovo o altre cose andrebbe a coprire magari la purezza del gusto dell'asiago, anche perché sto usando un asiago dolce anche più. Sì, per questa ricetta parlo, abbiamo un peperone che è abbastanza presente, cioè tu calcola che è molto aromatico. Quindi io cosa faccio? Ho regolato di sale la base, perché insomma il peperone deve avere anche un po' di sapidità. Metto proprio un filino di olio. Ok. E comincio a farcire con questa farcia. Ok. E dopo ti chiamerò per il resto. Va bene, tu chiamami perché io vorrei parlare Leo? Un po'. Ciao. Mamma mia. Allora, vorrei parlare un po' del formaggio asiago, perché comunque è un'eccellenza meravigliosa. È uno dei, vi dico subito, è il quarto formaggio DOP di latte bovino del nostro paese, quindi si parla del fatto che il formaggio asiago è conosciuto da oltre il 95% degli italiani, ha una firma meravigliosamente riconoscibile, è una firma che ha una tradizione enorme, una tradizione che parte dall'anno 1000, quindi ci sono delle bellissime testimonianze. Che poi all'inizio si trattasse di un formaggio tratto dagli ovini, quindi era fatto con latte di pecora, perché comunque stiamo parlando dell'altopiano di Asiago, l'altopiano dei sette comuni, e quindi lì c'era un allevamento delle pecore, perché si traeva anche la lana e tutto il resto. Ma la cosa molto bella è che effettivamente ha cominciato a identificarsi come firma fin da subito, fin dal 1500, quando cominciarono a essere usati i bovini, e essendo un territorio con delle grandi erbe aromatiche all'interno dei prati e dei pascoli, il latte aveva proprio un sapore molto molto caratteristico. Che dire, il grande sviluppo fin dalla metà dell'Ottocento, durante la Prima Guerra Mondiale addirittura si interruppe la produzione, ovviamente per ovvi motivi, insomma sappiamo il territorio cosa rappresentò in quella guerra, ma negli anni 40 dopo si ricominciò a produrlo non solo nella zona di Asiago, proprio dell'Altopiano, ma anche nelle province limitrofe. Quindi ci fu l'espansione e si portò avanti. Cosa molto bella, fatemi dare un paio di date, perché nel 1955 ottenne la denominazione tipica, nel 78 la denominazione di origine protetta, e poi oggi è DOP ovviamente, e ovviamente la tutela DOP vuol dire che tutto deve avvenire all'interno di un territorio circoscritto e solo con materia lattea proveniente da allevamenti ricadenti in questo ambito. Quindi un'ode al formaggio asiago buonissimo, nelle varie forme, dal più stagionato al meno stagionato, dal fresco a quello un po' più sapido. Qual è che piace di più a te? A me i formaggi piacciono stagionatissimi. Quindi lo stravecchio? Stravecchio. Stagionatissimi o super super puzzoni. Quindi per me il gorgonzola non sa di nulla, ecco ti dico. Quindi come presenti i formaggi inglesi, quelli che appena li tagli ti sembra di avere il calzino, il bucato da fare in fianco, ecco quelli. Però anche il formaggio fresco, ma io amo il formaggio, anch'io. È una condanna. Devi dedicarti una giornata, un pasto della giornata settimanale a un assortimento di formaggi. Sì, per infatti. Noi è la domenica sera, per dire. Ah, davvero? Un'abitudine? Sì, è un'abitudine. Così non cucini? No, è perché noi abbiamo voglia perché, di... Perché tante volte in casa è così, vi concedo la serata pizza. Comprata. Non ho solo voglia di cucinare. Allora, io ho farcito i peperoni. Quindi tu hai messo dentro la carne macinata con l'asiago, sale e pepe, un filo d'olio. Esatto. Okay. Adesso avevo in dispensa questi pomodorini da terino pelati. Che non hai schiacciato, però vedo che non sono rimasti Non ho schiacciato, interi. Bravo, bella osservazione, non ho schiacciato. E adesso vado a mettere anche le olive taggiasche. Sì, denocciolate, perché non lasciare il nocciolo? Ma perché quelli che si siederanno alla tavola mi stanno tutti simpatici. Ah, quindi non c'è la gara del semino dell'anguria, cosiddetto? Esatto, e quindi no, non preferisco insomma far degustare bene. Anche queste intere? Nel senso, non tagliuzzate, perché magari... No! No, perché diventa più forte il boccone in cui lo trovi, diventa più... Lo al limite le togli, te le metti sul piattino e te le triti. Ah, wow, che simpatica, che carina!
Infatti le apparecchiature di Lenia Bazzacco in tavola non hanno le posate come tutti i comuni mortali. Un tagliere. Forchetta, coltello e quanto serve. No, c'è un taglierino, tutti quanti hanno i loro coltelli e tutti quanti anche un lavandino a fianco per lavatela la verdura. Esatto. Allora, io adesso metto un pizzico di sale, ma proprio poco per il pomodoro, metto un po' di origano. Il resto no, solo il pomodoro. Solo il pomodoro. E vado a mettere una dadolata. Oh, la dadolata, quanto mi piace. Questo è un pasto unico. No, sono due. Cioè, no, vale, ma un peperone, mezzo peperone a testa, cioè veramente cosa vuoi, sì, far morire di fame la gente? Vabbè, però sono mezzo, vabbè che poi si rimpicciolisce un pelino, insomma si disidrata. Ma la carne, per dire, di due peperoni mi sembrano fosse circa 150 grammi. Ok, quindi il... Diviso due. Cioè. Sì, perché noi le dosi che abbiamo dato, come sempre, sono per quattro persone, quindi sì, esatto, abbiamo dato bravo. I 300 grammi di carne e i quattro peperoni. Esatto, no, quindi... No, sì, quattro peperoni. Cercate di riempire bene anche i bucchini, in questo caso. Riuscite a non mangiarlo prima. Ma in effetti io volevo lasciarlo perché tu hai quel pan biscotto. Infatti. Che secondo me è un pezzettino. Allora, filetto d'olio e si va in forno. 170 gradi, 160, perché facciamo una cottura più lenta, perché deve cuocere il peperone. Sai che il peperone è leggermente più coriaceo, un po' più resistente alla cottura, e quindi partiamo sempre con una cottura più lenta per far scaldare, cucinare anche la base del peperone, che poi automaticamente trasferirà il suo, la sua cottura, il suo calore all'interno con il ripieno, e poi, se volete, una leggera gratinatura per quanto riguarda il formaggio asiago. Ah, ok, quindi, ma per la gratinatura mi viene adesso ovviamente il domandone, no? Mi spaventa, se no! Per dare ancora più l'effetto crosticina, metterci del pan grattato sopra? Potresti farlo, sì, volendo. O magari... sbriciolare, esatto, il pan biscotto, già che ne parlavamo. Vuoi prima. Che lo facciamo? No. Bene. Sì, sì, dipende, non lo so. No, lo lascerei così. Lasciamola così, perché comunque sì. È la ricetta che noi abbiamo presentato. Però sai cosa potrei presentato. Fare? Qua dove si forma tutto l'acqua di vegetazione del peperone, sì. Perché un po' butterà fuori, potrei metterci del pan biscotto sbriciolato. Ah, un'idea, potrebbe essere. Guarda, delle volte hai delle buonissime idee. Potrebbe essere il pan biscotto sbriciolato, ma potrebbero essere anche i grissini. Ah beh, sì, è vero. Alle olive, al sesamo. Se ce li hai con i semini che danno... anche in più potrebbe essere. Guarda, hai di quelle idee veramente. Ma io devo dire che a volte mi stimo, raramente, ma a volte mi hai stimo. Una forte autostima. Ho una forte autostima a rate, come si suol dire, altalenante. Allora, però... anche qui Leonardo, cioè possiamo sì Lenia, mi preoccupa quando mi chiami Leonardo. Sì, perché per me è Leo, trottolino amoroso, anche lì mi preoccupi. Esatto, e allora potete farcelo veramente con quello che volete, perché io ho scelto la carne macinata con il formaggio, però potete anche riempirlo con della pasta, con del riso. Domandona 2. Oh, c'ho pasta fredda. Domandona 2, no, pasta fredda no, non si può fare. Ma se uno dice no, io non amo la carne rossa, preferisco pollo, tacchino. Si può, tranquillamente. Coniglio, cioè, maiale. Che carne tu bianca. Puoi fare con quello che vuoi. Ah, è quindi veramente non c'è una... Ma figura. No, perché avevo paura che magari il pollo, il tacchino, si asciuga di più, capisci? Diventa magari un po' stopposo. Al limite lì ci metti un goccino di latte oppure del pan biscotto ammollato con il latte. Ah, ecco, vedi. E quindi diventa un po' più morbidino, no? Quindi ce l'abbiamo, guarda. Pensa che poi ci saranno tutti i succhi. Buoni buoni, il pomodoro, che poi pensa al pomodoro che lascia tutte le varie... Esatto. Meraviglioso. Allora, come vedi, è una ricetta che si può fare tranquillamente anche in anticipo, perché tu questa puoi, senza nessun tipo di problema, prepararla. Anche, che ne so, hai un pranzo magari sotto il portico, bello. Sai che avevi detto che facevi quella cena in terrazza? Sì, sì, sì. Che ti si è rotto l'ombrellone prima di invitarci? Sì. Esatto, ecco quella. E per non me lo ricordavo. Tu lo ricompri e quindi faremo questa. Io posso prepararli la sera prima, venire da te con la pirofila coperta con la pellicola, naturalmente li tenete in frigo, arrivare a casa tua e dire: sono arrivato un'ora prima, posso cacciare i peperoni in forno affinché si cuociano, così appena siamo pronti sarà pronta anche la pirofila? Ecco, voi pensate che questo sia un modo per condividere di Lenia, in realtà no, si è portata il pranzo al sacco. Allora, non ripetiamo. Non perché non mi fido. Il forno a
180 gradi, anzi partiamo con 160 e dopo eventualmente alziamo. Mezz'oretta tutta ci vuole, 40 minuti. Perfetto, allora noi andiamo a sentire invece i consigli per la corretta alimentazione, la parola alla professoressa Marconi e poi torniamo a vedere i peperoni. Cara dottoressa Marconi, ciao, tutto buongiorno, bene? Sì. Allora, noi siamo qui ovviamente con lei ancora oggi per avere delle indicazioni importanti, insomma, sempre dettate da preparazione, da metodo scientifico, da grande capacità di analisi, ma la famosa domanda del perché aumentiamo di peso. Perché uno dice, perché mangi? È riduttivo e non è neanche del tutto corretto. È vero, c'è comunque il ruolo dell'alimentazione, sia per quanto riguarda la quantità, ma anche la qualità. Quindi quali alimenti scegliamo hanno un impatto al di là del semplice contenuto calorico. Quindi, okay. Scegliere, non fermiamoci a quello. Non fermiamoci alla caloria, ma guardiamo da dove proviene la caloria, se proviene da un alimento magari che contiene fibre e vitamine, oppure se proviene da un alimento che è solo zucchero o solo un dolce o solo un condimento. Quindi cerchiamo di analizzarlo con un approccio che sia anche critico, ma in realtà poi questo non è solo uno sbilanciamento tra quello che introduco e quello che consumo. Intervengono tanti fattori tra loro interconnessi, in primis la genetica, nel senso che l'uomo si è evoluto come un risparmiatore, cioè per sopravvivere i nostri antenati dovevano affrontare periodi di carestia, periodi di abbondanza, e nei periodi di abbondanza mangiavano il più possibile, e coloro che riuscivano poi a immagazzinare tutto quello che era in eccesso riuscivano poi a sopravvivere ai periodi dove magari non c'era da mangiare. Quindi noi ci siamo proprio evoluti come dei risparmiatori di calorie, solo che adesso non dobbiamo più affrontare periodi di carestia, ma anzi ci troviamo spesso a dover gestire una proposta costante e quotidiana di un eccesso di cibo, e quindi questo meccanismo ancestrale di conservazione si è evoluto molto più lentamente rispetto alla disponibilità di cibo, e quindi questo favorisce uno sbilanciamento. Certo. Ma poi ci sono anche tanti aspetti socio-culturali e socio-economici che entrano in gioco. L'ambiente dove si vive, la famiglia, gli amici, il lavoro. Se noi abitiamo in un ambiente con determinate abitudini, con l'abitudine a consumare porzioni particolarmente abbondanti, una cultura dell'extra large, dell'XXL, perché ci sono le porzioni che sono sovrabbondanti, ci portano a mangiare ben oltre la nostra sazietà. E poi quando siamo in compagnia oppure in famiglia, se c'è la tendenza a scegliere determinati alimenti piuttosto che altri, risulta difficile poi uscire e andare controcorrente, magari verso abitudini più salutari. Ma anche giustamente, come dicevi prima, l'evoluzione della persona è sempre più rallentata rispetto a quella della proposta. Della proposta, del contesto, ma anche è stato osservato che in alcune aree dove il livello socioculturale è più basso c'è una concentrazione molto più alta di offerta di cibo di bassa qualità a basso costo, il cosiddetto junk food, cioè i cibi che non ci fanno bene, i cibi molto lavorati, con tante calorie in un piccolo volume e con un piccolo costo. Quindi questo è un approccio che deve coinvolgere necessariamente non il singolo, ma anche l'ambiente sociale, quindi chi governa, chi gestisce, chi mette in atto le politiche sociali deve anche proteggere le fasce più deboli, sia per quanto riguarda l'età, ma anche per il livello socio-economico in cui si trova a vivere. Questa è una riflessione molto importante, sarà bello andare avanti con questo ragazzo. Allora, io la ringrazio e ci diamo appuntamento ovviamente a più avanti, e noi torniamo in cucina a vedere cosa combina Elenia. Impiattiamo i nostri peperoni belli pronti, belli fornati, perché sono stati in forno. Oggi creiamo ancora più del solito i neologismi, le nuove parole. Sì, oggi siamo proprio dei fuori classe.
Allora, vedi che comunque un po' di acqua di cottura l'hanno cacciata, come si dice. Quindi il tuo consiglio è di metterci il pan biscotto. Un po' di pan biscotto, ecco. Bravissimo. E vedi creare... che questi io li ho... E cosa? Ma ci ho creato dei decori. Sì, l'ho praticamente messo l'asiago, in questo caso a striscioline, perché... se tu vuoi, sì, ho paura. Puoi, cioè è una specie di linea guida, tu tagli a fette, sì, e quindi sì, ma per mangiare, cioè, è finito il gioco. Cioè, non è che uno divide un peperone in due, uno lo mangia intero. No, parlo di bocconi. Ah, ok, di bocconcini. Parlo di bocconi. Ciao, mi hai messo una forchetta, non ti ho messo proprio la, come si dice, spatola. La spatola, quella da... Beh, questo è un piatto anni 80. Questo è un piatto anni 80. E adesso. Quindi? Però è eterno. No, dire. È eterno questo. Comunque, stesso procedimento più o meno per, come dicevi tu prima, fare sia le melanzane che le zucchine. Assolutamente sì, calcoliamo i tempi di cottura diversi, ecco, tutto okay. Qua. Però questo, secondo me, è uno dei... con un po' di verdura fresca... io dopo ci sbriciolo sopra il pane, sì. E dopo, sai, col cucchiaio, non l'hai mai fatto? No. Tu con le bricioline? Cioè, quando c'è il sughetto così? Ma che infanzia hai avuto? No, io lo bevevo il sughetto direttamente. Ah, eri allora più forte. Invece sentiamo degli amici di Ice Veneto, cosa possiamo bere a quanto riguarda il vino di buono insieme a questo piatto. Ben ritrovata, cara Lorena. Ciao Ilenia. Adesso cominciamo appunto con questi piatti colorati e oggi andiamo con i peperoni ripieni. Altrettanto colorato e soave che ti ho portato oggi. Guarda che bello il suo giallo che diventa quasi con dei riflessi dorati e poi lucentissimo, direi. Veramente. E si muove con una certa consistenza nel calice. Perché? Perché oggi avevo bisogno sì di un bianco, ma di un bianco strutturato che riuscisse a accompagnare la persistenza che può avere un peperone e anche il suo interno, insomma. E quindi 100% garganega. Ci troviamo in un suolo totalmente vulcanico che va proprio a delineare il carattere e lo produce Sando De Bruno. Il suo vino, la sua bottiglia impersonifica il carattere del produttore, diretto, schietto, lineare, di carattere. Lo avviciniamo al naso ed eccolo che subito esprime la vulcanicità, questa terra nera, questa terra basaltica che già si trova a 50-60 cm di profondità, le radici ci arrivano e riescono a prendere i nutrienti necessari che poi troveremo per quanto riguarda il gusto nella sapidità. E carattere esotico, frutta tropicale, lo assaggiamo. Ed è un impeto. È veramente è potente. Potente, direi, quasi come bianco, verticale, è importante, riesce a sostenere dei piatti complessi, preparazioni di verdure ripiene, carni bianche, un capretto, un arrosto, veramente interessante. Sì, non mi aspettavo di, sinceramente una potenza simile e questo fa parte della guida. Ovviamente questo lo trovate tra i vini recensiti all'interno della guida Venezia nel nostro sito iceveneto.it. Ovviamente si tratta anche di uno dei vini che viene con consuetudine premiato. Beh, ci vediamo dopo la pubblicità. Poteva mancare un dolce? No, perché lo sapete che noi ci teniamo sempre alla linea, quindi anche oggi ci sarà un dolce buono, però fatto col cioccolato fondente, che insomma è quello più amaro, quindi dà un po' la parvenza di avere meno zucchero. Ma scopriremo dopo, ovviamente durante il procedimento della ricetta. Per ora andiamo a vedere gli ingredienti che ci occorrono. Allora, mousse al cioccolato fondente, servono 5 uova, 200 g di cioccolato fondente, la scorza grattata di un'arancia, 3 cucchiai di zucchero a velo, un pizzico di sale e le meravigliose, stupende amarene sotto sciroppo. Mamma mia, che bontà, aiuto. Va bene, andiamo a vedere com'è, poi me ne lascio un paio e vediamo come prepararlo. Se fai il bravo, sì.
Allora, la mousse, pochissimi ingredienti se ci pensi. Allora, la prima cosa da fare è sicuramente di separare gli albumi dai tuorli. Ok. Io sto già sciogliendo al microonde il cioccolato fondente tritato. Sto dando pochi minuti alla volta perché non voglio rischiare di bruciarlo. Ah, ok, perché c'è il rischio, Sebastiano. C'è il rischio. Quindi io arrivo a un certo punto e controllo, scusami che faccio un po' di spazio, e controllo a che punto siamo. Lui comincia adesso a sciogliersi, ma non è ancora pronto, quindi lo vado a mescolare e poi lo ricaccio in microonde un altro po'. Ok, se non avete il microonde potete farlo a bagnomaria senza assolutamente, senza un pelino più lungo il procedimento, però insomma si può fare, anzi si fa. Bene, sì. Vai. Vado io? Sì. Perché, allora, abbiamo una leggenda, fai la diapositiva della leggenda, quella è la leggenda anche perché non si capisce perché, per dare origine a una pianta, a un ingrediente, a che cavolo volete che sia, c'è sempre una leggenda tristissima. E adesso, cari Lenia, te la voglio dedicare. Ah, allora, grazie. Il cioccolato fondente, allora, la leggenda è una leggenda azteca, ok? Perché è lì che compare, siamo in America Centrale circa 6.000 anni fa. Allora, si narra che una principessa fu lasciata dal suo sposo. Te pareva. No, non è che l'aveva lasciata. Cioè, lui è andato in guerra e lei è stata lasciata a guardia di un immenso tesoro, ok? Sono arrivati i nemici, volevano sapere il segreto, dov'era questo tesoro e tutto quanto. Lei non rivelò assolutamente il segreto e quindi cosa successe? La uccisero. La uccisero, quindi un momento allegro c'è sempre. Dal sangue di lei nacque la pianta del cacao. Chiedetemi che collegamento ci può essere in tutto questo. Ecco perché. I cui semi sono amari come la sofferenza della donna, ma forti ed eccitanti come la sua virtù. Questa è una cosa molto bella, no? Abbiamo una diapositiva della reazione. Grazie. Allora, le cose ovviamente sono cambiate con Cristoforo Colombo, ha portato il cacao in Italia, ma ovviamente il cacao non piaceva, insomma, non era troppo amaro, e quindi non lo usavano sì e no come bevanda. Però furono gli ordini monastici spagnoli che per superare questo amaro cominciarono ad aggiungere al cioccolato fondente vaniglia e zucchero e quindi cominciò a essere più amabile. Nel 600, alla corte di Caterina de' Medici, che abbiamo in una diapositiva, Caterina de' Medici di corsa, l'ha trovata così, in Toscana, eccola, è arrivata Caterina de' Medici, che brava, non so perché, mica una santa che si è messa così, vabbè. Beh, Caterina de' Medici ha messo un po' sulle scatole. Tutto per adesso, non è che abbiamo chiesto la tua opinione sul personaggio storico. Allora, insomma, la corte dei Medici in Toscana cominciò a diffondere il cacao e tutto il resto. Ma le invenzioni più importanti per il cioccolato furono nell'Ottocento e poco più avanti. Perché? Nomi importanti della storia del cioccolato, tipo Nestlé, tipo Lindt. Voi dite, ma dove sono? Cioè, che radici hanno? Allora, fu inventato il processo olandese prima per rendere il cioccolato sempre più buono, ma un certo Daniel Peter, un fabbricante di candele svizzero, inserì nella produzione delle tavolette un ingrediente che si rivelò fondamentale. Qual è? La cera d'api. Ma no, cosa c'entra? No, cos'è che è l'ingrediente più usato col cacao? Lo zucchero? Il latte. Il latte, mi dispiace, Bazzacco, ho sbagliato. Ma l'ho detto di fare la stupida in questa trasmissione in questo momento. Non è vero, non lo sapevi. Allora, perché sai chi lo assistì in tutto questo? Nestlé. Giovanna d'Arco. Il signor Henri Nestlé, che faceva alimenti per l'infanzia, ok? Quindi tutta questa cosa qua, capisci? Invece Rudolf Lindt, inventò il processo di concaggio, che si basa sulla miscelazione e mescolazione continua del cioccolato. Quella è fontana. Quella continua. Pensa che il cioccolato più pregiato deve essere mescolato per non meno di una settimana. Cacchio. Sì, io non sapevo questa cosa qua.
Il cioccolato più buono in Italia è prodotto in Sicilia, a Modica, come questi dicono, e sia te, io, sì, che Maria Antonietta avevate la stessa caratteristica, che viaggiate sempre con il vostro cioccolato. Sì? Sì. È vero? Non ti fidi del cioccolato degli altri? No, no. Ma stiamo scherzando. Allora, è difficile. Ho montato gli albumi a neve con un pizzico di sale. Sì. Ok. Da questa parte sto montando i tuorli con lo zucchero a velo e la scorza grattata dell'arancia. Sì. Perché secondo me cioccolato arancia si sposa alla perfezione. Adesso io a questa pastella, sì, queste uova, sì, aggiungo il cioccolato. Però siccome abbiamo circa mezz'ora di tempo adesso dalla fine della puntata, okay, non è vero, non è vero. Faccio raffreddare leggermente il cioccolato, quindi mescolandolo faccio uscire un po' di vapore, di calore più che altro. In studio suggeriscono di soffiare. No, non si può soffiare in questo momento, in questi periodi soffiare assolutamente no, però se basta avere un attimo di tempo e... Però per appropriarsi di tutto il cioccolato si può fare, se ci ho soffiato io non lo mangio più nessuno. Cavolo, non ci arrivo su queste cose, io sono tonta, proprio. Quindi se faccio così, mangio solo io la mousse? Allora, io questa ricetta è la ricetta personale che avevamo, ci tenevo a raccontare se tu non hai altre cose da raccontare. No, sei più su. Quando lavoravo al ristorante era una piccola, come Scotta, una piccola casa adibita a ristorante, stupenda, io ci ho lasciato veramente il cuore, pochissimi posti a sedere e la titolare era praticamente svizzera, però dalla parte francese, canton francese, sì. E lei era, cioè, la sua mousse al cioccolato era famosissima e quindi la faceva solo lei. E la faceva così? Così, così. Cosa hai detto? No, un attimo, adesso mescolo! Ho finito già il tempo? Ah! No, ma se volete continuare a parlare voi due, meravigliosa questa cosa. Prima o poi vi faremo vedere non anche dietro le quinte. Non ti preoccupare, io so. E quindi era prima di chiudere il ristorante, perché poi purtroppo si sono ritrasferiti in Svizzera, ma ha lasciato la sua ricetta. E oggi la dono a tutti voi. Che bella questa cosa, che bello, che momento meraviglioso. E cosa stiamo facendo? Adesso vado ad aggiungere gli albumi montati a neve. Da soli? No. Con un pizzico di sale. Il sale, ecco, mi sembrava che c'era qualcosa in più. Esatto. Allora, la prima parte di albumi, in questo modo, che belle, saranno gli albumi detti a perdere. Non c'era qualcuno che voleva fare sapientone, cioè? Che tirava a dire a perdere, a perdere. Perché gliel'ho ripetuto all'infinito, una cosa tipo il tè con... Ma perché a perdere? Perché non vado a rispettare la massa montata, ma vado a strapazzarli in questo modo. Ah, ma okay, mi servirà semplicemente per andare ad alleggerire il composto. Vedi come cambia? Sì, sì. E quindi sarà pronto ad affrontare gli albumi montati a neve, perché sarà più arioso, più leggero. E quindi rimarrà, cioè gli altri non si rovinano, ecco. Bravo, vado a sacrificarli. Ah, mamma mia! Vedi che c'è una leggenda tragica anche qua. Ma perché, voglio dire, c'è sempre questo elemento di dramma. Adesso io non vado a mescolare in maniera, insomma, cioè indelicata, ma sempre dal basso verso l'alto. Esatto, questo mi servirà per far diventare la mousse bella ariosa e spumeggiante. Che poi dal basso verso l'alto, però in realtà tu parti dall'alto per mettere la cosa, l'utensile. Basta mescolare senza smontare il composto. Anche dal basso verso l'alto, basta che sia in verticale. Scusa un attimo, si sta indispettendo quello che parlava del sacrificio qua, come si chiamava? Albumi a perdere. Albumi a perdere. Bene, cosa che avevamo promesso, che saremmo diventati più seri, va bene, non ci siamo riusciti. Allora, secondo me ci sta bene anche una punta di peperoncino, però cioccolato e peperoncino. Sì,
Comunque io dopo ho un altro consiglio da dare. No, è una domandona. Dai, dillo, dai. Allora, domandona. Visto che adesso si trovano in commercio delle tavolette di cioccolato fondente, magari, che ne so, con la pera, con il lime, con lo zenzero, quello che... Se noi non utilizziamo quelle tavolette, ovviamente usiamo sempre il cioccolato fondente puro, ma possiamo aggiungerci dei tocchettini, che ne so, piccolissimi di pera? Qua dentro, sulla mousse? Sulla mousse, queste cose qua. In superficie io, non all'interno. Tipo la pera mousse sciroppata, sì, sopra. Perché okay, poi ti farò vedere. Ah! Dopo ti farò vedere cosa vado a fare, perché ci sono le amarene. E secondo me la cioccolata con l'amarena ci sta bene. No, vabbè, questa è proprio il... Ma potrebbe essere un'arancia candita, potrebbe essere un pizzico, cioè proprio di sale, quello in scaglie. Sale presente? Grosso. No, sale tipo Maldon si chiama, e sono proprio scagliette di sale molto sottile. E, allora, questa non è pronta. Vabbè, mi stanno prendendo un attimo solo, perché, scusa un attimo, ma il sale, no, aspetta, sale grosso, e io non so che esiste quello in scaglie, per me il sale in scaglie è quello grosso tagliato un po' a coltello. No, voi a casa lo sapevate? Non lo so. Guarda, mi sono andata a nascondere proprio per... Allora, questa la andiamo a mettere all'interno dei bicchierini o delle coppette, del... Insomma, dove volete, questa è la mia porzione, ve lo dico già. Ecco. Pena. Si vede già la differenza di trattamento. Questa tua, sua, ecco, perfetto. E va a riposare in frigorifero, mi raccomando, quando naturalmente anche il cioccolato è ben freddo, ma insomma è all'istante. In questo modo si pastorizza anche il tuorlo e anche l'albume, e va in frigorifero per almeno 6-7 ore. Davvero? Sì. Ah, ok, no, pensavo fosse una battuta. No, allora no, perché se... ti viene voglia di mangiarla subito. No, non è pronta adesso, no. Altrimenti è una semplicissima cioccolata, cioè sciolta, okay, con le uova. Così diventa... Esatto, allora, per riuscire a versare, se avete dei bicchierini piccolini, vi consiglio una sac à poche, in questo modo non andiamo a smandrappare tutto il bordo. Allora, vi prendete praticamente la sac à poche, se è già forata sotto, perché di ridi? Devi appenderla per asciugarla? Che no, per chiudere il tappo, perché altrimenti va fuori tutto. Ok. Vi prendete un boccale come questo. Certo. Versate parte della mousse, fate un po' alla volta perché sarà pesantina da sistemare. Vediamo quanti danni... No, no. Pesavi, eh? Sì. Grande fiducia nei tuoi confronti. Ecco qua. Adesso potrebbe esserci il danno, ma noi apriamo la molletta, teniamo la mano così. Ok. La facciamo scendere. Mamma mia. Chiudiamo. Queste e passiamo ad altro. Sono le gioie della vita proprio. Hai visto che poi mi chiami e mi dici che hai rovesciato tutta la mousse sul pavimento? Allora, fermiamoci un attimo, noi andiamo in pubblicità mentre tu finisci e poi ovviamente ci assaggeremo la mousse. Concludiamo la nostra ricetta, ovviamente le mousse hanno riposato le 8 ore in frigo, adesso andiamo a guarnirle con le amarene, come dicevamo prima. Quante ne mettiamo? Tutte. Dai. Sì, io impazzisco per le amarene. Davvero? Sì, io per esempio, che ne so, il gelato mi piace, quello la spagnola, no? Il gusto spagnola, quello con le amarene. Allora, su questa tua ne metto due. Sì, anche un po' di sughetto. Non so, vuoi che dopo te le... non so, dimmi. Sì, sì. Anche un po' di sughetto. Sì, a me piace. Mamma, che voglia di affondare il cucchiaio, tu non hai neanche idea. Allora, non esageriamo, perché a parte gli scherzi, il sughetto è tanto dolce. No, ma scherzavo. Non sono credibile, non mi crede più nessuno. Sì, le amarene, tra l'altro con le amarene, soprattutto quelle, quando finiscono, la cosa più bella, ti dicono, sono finite le amarene, date a me il sughetto, vi prego. È buono anche da inzuppare, per dire. Sì, con i savoiardi. L'hai già fatto? O con qualsiasi cosa si inzuppi. Allora, questa che è mia, senza sughetto, ecco, e tre amarene.
Va bene. Però secondo me anche con l'arancia pelata, a chi non piacciono le amarene, le arance pelate a vivo secondo me sono buonissime perché tolgono un po' di dolcezza e danno quel tocco di acidità che in questi casi appunto è molto gradita. Perfetto, andiamo a sentire invece l'abbinamento col vino e poi ci saluteremo. Su chocolat? Cioccolato fondente però? Certo. Ottimo, perché sennò avevamo sbagliato vino. No, solo cioccolato fondente. Ottimo, ti adoro. Allora, moscato nero di Parenzo. Ci trasferiamo in Sicilia, pur essendo veneta l'azienda che lo produce. E ci troviamo sulla costa di Bisaccia, vicino ad Alcamo. Un terreno collinare prettamente calcareo e anche con delle presenze tufacee. Moscato nero di Parenzo che era stato completamente abbandonato per la scarsa produttività e poi anche per questo carattere un po' selvatico che non sempre veniva apprezzato. Io ho pensato di portarti l'annata 2014 che andasse anche ad esaltare un po' di più quelle sensazioni speziate, tostate e che potevano derivare anche dall'affinamento che aveva fatto il legno. E è una danza nel calice, il suo colore è ancora bello vivace, è rosso granato e con una trasparenza sulla parte più esterna del calice e ci dà già un'idea di un rosso dolce attraverso insomma al suo movimento nel calice. Vediamo però che cosa riesce a regalarci all'olfatto e sarà una sorpresa. Perché quelle sensazioni di petali, di rosa, ma proprio putpourri, quelle sensazioni di confettura di piccoli frutti rossi, ma anche le note soprattutto speziate, la speziatura è molto presente e io riesco a sentire anche un profumo di rossetto che noi donne magari riusciamo a cogliere più facilmente all'interno. Io sento i chiodi di garofano. Anche, sì, tantissimo. Sembra quasi un vin brûlé. È un olfatto molto ampio, variegato, molto. Intrigante direi. Sì. Lo assaggiamo. Sì. Piacevole, questa sensazione di china, il tannino polveroso, questa polvere, questo talco che accarezza il palato, decisamente ideale per il cioccolato fondente. Con la mousse ancora meglio perché poi la presenza dell'alcol e del tannino mi consente di asciugare e disidratare il palato, è un gioco di si rincorre la mousse e il vino e direi è un che... vino maschio. Sì, carattere selvatico. Riflettiamo su questo. E mentre Ilenia sta ingiustamente assaggiando la mousse, prima di tutti, inutile che fai finta di nulla. Prima di tutto io devo sacrificarmi perché non voglio darvi delle cose che non sono buone. Ecco, allora durante questo sacrificio noi vi salutiamo, vediamo l'appuntamento alla prossima puntata con altre due ricette. Ricordate, se volete scriverci c'è un'email, duechiacchiere@telepadova.tv, due col numero. Va bene, ci vediamo alla prossima puntata, grazie Ilenia. Non mi fido di darvele. No, come no? No, uno è mio. Ciao.